anche oggi baciati dal sole. Oggi siamo in Val di Non, siamo al confine con l'Alto Adige e da qua si prosegue e si arriva in Val d'Ultimo. Oggi effettueremo il giro delle Malghe delle Maddalene. Il punto di partenza è il parcheggio subito dopo la prima galleria e prima della galleria che ci conduce appunto in Val d'Ultimo. Punto di partenza è il parcheggio Hofmad a cavallo tra la Val di Non e la Val d'Ultimo. Salendo da Revò e proseguendo per il paese di Proves, il piazzale prima della galleria che porta in Alto Adige sulla destra. La nostra gita parte da qui, si imbocca il sentiero numero 3 e si giunge alla prima malga, quella di Lauregno. Quella di oggi è una gita che ci porta appunto nel gruppo delle Maddalene, è un percorso circolare di circa 10 chilometri con circa 400 metri di dislivello e ci porterà a toccare ben 4 malghe. Dopo una prima piccolissima salita, la strada forestale, perfettamente battuta, si inoltra in uno splendido bosco. Dopo aver percorso un breve tratto di strada forestale nel bosco, dobbiamo girare a sinistra. Attenzione al cartello sull'albero che in inverno è un po' nascosto dalla neve. Abbandoniamo per l'appunto la strada forestale per proseguire su questo sentiero in mezzo al bosco. Grande dilemma. Malga di Lauregno, 30 minuti. Lauriner Alm, 20 minuti. Ma staremo a vedere quanto impieghiamo. Proseguiamo. Qua in mezzo al bosco, ancora bellissimo sto sentiero. Finalmente intravediamo il sole in mezzo agli alberi. Proseguiamo. Si snoda in mezzo al bosco con un continuo saliscendi. La prima delle quattro malghe, quella di Lauregno. Da qui si prosegue poi sul sentiero 114 che con una salita e vari saliscendi porta al Pra del Signor. Arrivati sopra a Malga Lauregno possiamo godere di uno splendido, fantastico panorama.
la mia ombra mi insegue. Da Malga Lauregno, alla fine del sentiero che abbiamo imboccato, ci riporta su quello di andata, perciò stiamo scendendo dal sentiero che abbiamo fatto per salire. È consigliabile, dove all'inizio per fare il giro, salire invece alla Malga dalla strada forestale, onde evitare di rifare a ritroso il percorso. Praticamente arrivate le indicazioni, quelle della SAT e quelle della VS dell'Alto Adige, subito dopo c'è l'incrocio che se proseguiamo a sinistra torniamo al parcheggio, mentre se teniamo la destra andiamo al Pra del Signore in 20 minuti. Infatti ecco qua l'incrocio, noi prima siamo saliti da questo sentiero, adesso dobbiamo proseguire sempre sul 114 verso Pra del Signore. Eccoci qua, siamo arrivati al Pian dei Signori 1785 e adesso proseguiamo verso Malga Castrin. Eccoci in vista della Malga, però ha proprio l'aria di essere chiusa, non ci rimane che tornare indietro e proseguire sul sentiero 133 che ci porterà verso Malga Revò. Si scende verso il passo Castrin col sentiero 133 e qua possiamo ammirare il Monte Cornicolo e se alziamo lo sguardo si riesce a vedere anche la croce sulla cima e da qua proseguiamo pian piano sul sentiero che lentamente perde quota e ci porterà a Malga Revò. Il cielo azzurro limpido di questa mattina purtroppo non c'è più, si sta velando, si sta leggermente coprendo, infatti le previsioni avevano dato giornata variabile. Ecco qua dietro di noi ancora bello, ancora limpido, sereno. Vabbè, proseguiamo. Ecco che il sentiero 133 adesso prosegue in discesa appunto verso l'incrocio che ci porterà dopo a Malga Revò. Adesso il sentiero 133 ci ha riportati al parcheggio, chi vuole può chiudere il giro qua oppure proseguire appunto per Malga Revò. Bene. Dopo aver fatto un bel po' di casini, aver sbagliato strade, sentieri, eccetera, adesso abbiamo imboccato dal parcheggio alla strada forestale che avremmo dovuto percorrere al contrario, che ci porta a Malga Cloth e dopo a Malga Revò. Da qualche parte abbiamo sbagliato, anche perché indicazioni non ne ho viste. Poche indicazioni, vabbè che c'è la neve, però non sono sepolte. Chissà dove abbiamo saltato l'incrocio. Prima, dopo il Pian dei Signori, da qualche parte ho sbagliato strada. Adesso proseguiamo fino a Malga Revò, vediamo se o a Revò o dopo ritornando indietro a Cloth prendiamo qualcosina da mangiare. Anche sbagliato sentiero, incrocio, saltato qualche incrocio, ma guardate che panorama che si gode
dalla strada forestale che porta a Malgaclotz, che è qua davanti a noi. Eccoci arrivati a Malgaclotz. Adesso proseguiamo verso Malgarevò. Pochi minuti di cammino ci separano da Malgaclotz a Malgarevò. Eccoci in vista della Malga. Mi aspettavo pieno, molta più gente. Domenica 19 gennaio, è 1:38, è 13:38 e c'è un caldo caldissimo, guarda come cola l'acqua dal tetto. Beh, anche se ho fatto un gran casino con i sentieri, una birretta e dopo qualcosa da mangiare ce lo meritiamo proprio. Buon appetito! Eccoci qua! Dopo aver bevuto e ben mangiato, facciamo ritorno alla macchina. In un quarto d'ora saremo al parcheggio. Vabbè, nonostante tutti gli errori di sentiero, è stata una bellissima escursione, una bella giornata. Ragazzi, cosa devo dirvi? Alla prossima, ciao!